Grazie, perché riempire questo palazzetto dello sport in maniera così incredibile dal mio punto di vista è commovente. Vorrei che foste qua al mio posto a vedervi. Grazie da ovunque arriviate, perché siamo qua per unire e non per dividere, lo dico ai giornalisti. Siamo qua per unire, è una giornata di unione e di liberazione. Grazie, vedo striscioni, più di 100 pullman che a differenza di altri partiti vi siete pagati di tasca vostra e non paga il contribuente, non paga il sindacato, non paga la Coop Rossa o non paga il Monte dei Paschi di Siena. Qua c'è gente che si è pagata questa giornata di libertà e di liberazione. Lo ripeto ai giornalisti, non mi appassiona il derby fascisti comunisti. È consegnato ai libri di storia. Io sono idealmente nelle piazze dove si parla di libertà e di liberazione, ma oggi a Verona ci sono migliaia di persone che la vogliono portare fino in fondo questa liberazione, perché oggi l'Italia non è un paese libero. In questi 70 anni non abbiamo conquistato quello che i nostri nonni pensavano di lasciarci. Siamo un paese economicamente e finanziariamente occupato da quella che è la nuova dittatura, da quella, e vi voglio leggere 5 righe, che uno dei più noti dissidenti dell'Unione Sovietica ha ben evidenziato come la nuova Unione Sovietica. Rimane il termine Unione, ma al posto dell'aggettivo sovietica hanno infilato quella europea. E io sono al fianco dei patrioti come Marine Le Pen che stanno combattendo per smontare e abbattere questa nuova dittatura che usa la moneta al posto dei carri armati e le banche al posto dei cannoni, ma fa gli stessi morti. Ebbene, anche ieri in televisione mi dicono il pericolo in Europa, mi sembra di sentire Stacchio che ha parlato prima di me, il pericolo in Europa è, e uno dice, terrorismo, l'estremismo, il fanatismo islamico. No, il nemico da abbattere in Europa è il populismo. Bisognerebbe ricoverarli quelli che pensano che il nemico da abbattere in Europa sia il populismo, perché io penso che l'Unione Europea sia l'organismo meno democratico nei confronti dei quali occorre una nuova resistenza, come hanno fatto i nostri papà e i nostri nonni. E vi leggo 5 righe che sembrano scritte ieri, e invece risalgono a qualche decennio fa, di questo dissidente sovietico che scriveva: l'Unione Sovietica è stata creata per mezzo della costrizione, spesso per mezzo dell'occupazione armata. Si sta creando l'Unione Europea non per mezzo della forza armata, ma per mezzo della costrizione e del terrore economico. Ci avevano detto che l'obiettivo dell'Unione Sovietica era creare una nuova entità storica, il popolo sovietico. Dovevamo dimenticare le nostre nazionalità, le nostre tradizioni, le nostre abitudini. Ebbene, lo stesso oggi sembra succedere nell'Unione Europea. Non vogliono che uno sia inglese o francese, veneto, lombardo, pugliese o siciliano. Vogliono fare di noi una nuova entità storica, gli europei. Attenti, perché vogliono sopprimere i vostri sentimenti nazionali e forzarvi a vivere come una comunità multinazionale. Il problema però, e chiudeva Bukowski, è che il risultato di 73 anni di tale sistema in Unione Sovietica sono i maggiori conflitti etnici che ci siano stati nella storia dell'uomo. Allora a Mosca, oggi a Bruxelles, l'Unione Europea è la dittatura da cui dobbiamo liberare l'Italia, gli italiani da nord a sud, i popoli orgogliosi di essere popoli che non si rassegnano ad andare col cappello in mano a Berlino. Io vedo tanti ragazzi e qualche idiota, qualche complice prospetta per i nostri ventenni un futuro col mini jobs. Il mini jobs,
Quando ti vogliono fottere usano una parola straniera, così almeno non capisci come ti stanno fottendo. Il mini jobs, in lombardo una ciulada, sostanzialmente è il futuro che ti permette di mettere in piedi una famiglia con un bel lavoro da 450 euro al mese e dopo 35 anni di mini lavoro ovviamente hai una mini pensione di 115 euro al mese. Questo è schiavismo, non è riconoscimento del lavoro. Lo offrano i loro figli, la Merkel, Renzi e Alfano, e Macron e tutta questa combriccola, il futuro del mini lavoro e della mini pensione. Siamo qua per unire. C'è gente buona. Li avete visti gli occhi lucidi di Zancan, di Maiocchi, di Stacchio, che non sono pistoleri, non sono Charles Bronson? Sono circondato da pericolose nazionaliste e populiste con la maglietta della Le Pen. Siete passibili di arresto da qui a poco perché osate contrapporvi al pensiero unico europeo. E io stanotte mi sono andato a spulciare qualche parola di qualcuno che al di là dei confini della Lega sul tema sicurezza, legittima difesa, immigrazione non la pensa molto diversamente da noi. Era il 13 gennaio 2013 e qualcuno diceva e proclamava davanti a migliaia di persone che in questo momento storico, prima ancora del diritto a emigrare, bisogna riconoscere il diritto a non emigrare, ed era Papa Benedetto XVI. Parole sante di un Papa santo. Il diritto di star bene ciascuno a casa sua. E aggiungeva: questo pericoloso sovversivo in veste bianca che a me un po' manca, aggiungeva che chi emigra comunque deve rispettare la cultura, gli usi, i costumi e le tradizioni di chi ospita, perché altrimenti non si parla di immigrazione. E io riprendo le parole del Santo Padre, indegnamente ovviamente, e io ricordo che uno dei primi a parlare di legittima difesa e a scrivere di legittima difesa fu Sant'Agostino, altro pericoloso populista. Dopo di lui San Tommaso, ripreso dal Catechismo della Chiesa Cattolica oggi, che scrisse: chi difende la propria vita non è colpevole di omicidio, perché difendere la propria vita è un diritto che nasce con l'uomo. Sant'Agostino, San Tommaso, e di là hanno la Boldrini. Vi rendete conto di come sia facile scegliere fra San Tommaso e la Boldrini? Riprendo ente inutile che quando arriveremo al governo eviteremo di finanziare perché è complice del disastro in corso, è l'ONU, che è uno stipendificio di prezzolati di sinistra che finanziano l'immigrazione clandestina, altro organismo sovranazionale che serve a zero, a zero. Hanno la linea diretta con gli scafisti questi signori. A che ora pensi di partire? No, guarda, aspetta un po' che sto scaricando l'ultimo carico di 300 disgraziati. Non è che puoi partire fra 3 ore, perché sono pieno. Chi li paga? Filantropi come George Soros, che dovrebbero scomparire dalla faccia della terra per il male che hanno fatto a milioni di lavoratori e a milioni di persone per bene. Lì è il marcio. E io ritorno a Giulia Bongiorno, che parlava delle donne, ma non per accodarmi alla retorica ipocrita di chi pensa di difendere i diritti delle donne mettendo la lettera A al posto della lettera O, la sindaca al posto del sindaco, l'assessora al posto dell'assessore. Queste sono cazzate che possono divertire la Boldrini, ma che non cambiano una virgola quello che un altro pericoloso sovversivo andava scrivendo. E scriveva: quando una donna è assalita
non può perdere tempo a riflettere sulla violenza o sulla non violenza. Quando una donna è assalita, è libera di usare qualsiasi mezzo a disposizione per difendersi. Era Gandhi, altro populista, nazionalista, lepenista, salvinista, fascista. E io aggiungo, chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino nel mio paese con la castrazione chimica non lo fa più per il resto dei suoi giorni. Non lo fai più per il resto dei tuoi giorni. Pillolina, zac, e ti passa la voglia di mettere le mani addosso a una donna e a un bambino. E se lo sosteneva Gandhi, lo posso sostenere indegnamente anch'io. Però di cosa parleranno i telegiornali oggi? Dell'AMPI, delle polemiche per me inesistenti. A me piacerebbe che il 25 aprile, oltre che la gloriosa giornata di San Marco, fosse una giornata di unità nazionale dove non ci sono morti di serie A e morti di serie B, dove non ci sono le vittime dei nazifascisti che valgono di più rispetto alle vittime morte nelle foibe massacrate a migliaia solo per il torto di essere italiani e di essere anticomunisti. Un paese che unisce finalmente e non usa i libri di storia per massacrare chi non la pensa come il potente di turno. E se oggi ci fossero i miei nonni qua a Verona, pace all'anima loro, che la guerra l'hanno fatta, sarebbero in prima linea per combattere contro quella dittatura finanziaria che sta rovinando centinaia di migliaia di risparmiatori di Veneto Banca, Popolare Vicenza, Banca Etruria, Monte dei Paschi. Vogliamo in galera i responsabili di questa strage economica. Non devono essere i cittadini a pagare. Però la direttiva europea del bail-in dice così: ci sono dei genovesi. Si doveva capire che la direttiva bail-in non avrebbe portato grandi positività alla nostra gente. Pensate che sono così fuori di Meloni a Bruxelles che non più tardi di un mese fa hanno approvato una delibera, una direttiva che riguarda l'uso delle armi. Perché secondo loro per combattere il terrorismo bisogna porre un limite a chi ha un'arma per sport, per passione o per collezione. Come se quelli dell'ISIS andassero in armeria a comprare un moschetto del 1700. È un chiaro obiettivo politico di questa Europa e dei suoi servi sciocchi del PD alla Renzi e a Gentiloni. Disarmare i cittadini per bene e lasciare le armi in mano ai delinquenti. Rendere la vita difficile a chi vuole il porto d'armi e armare i delinquenti. Il 14 maggio a Treviso ci sarà una delle cose più belle che ci sono nell'arco dell'anno in Italia, la adunata di migliaia di penne nere che sono il mio e il vostro orgoglio, la adunata nazionale del glorioso corpo degli alpini, che noi reintroducendo il servizio militare andremo a far rivivere, perché qualcuno ci ha dichiarato guerra e chi ci governa a Roma come a Parigi come a Bruxelles pensa di difendere i nostri figli coi gessetti colorati e i minuti di silenzio. Quando qualcuno ci dichiara guerra, difendersi è un diritto che nasce e cresce con l'uomo. Il mio modello non sono gli Stati Uniti, ma è la civile, neutrale, democratica e federale Svizzera, dove chi sbaglia paga e dove il servizio militare è vero per tutte le donne e per tutti gli uomini. Questo, reintrodurre il servizio militare su base regionale, con nozioni di protezione civile, di pronto soccorso, perché ad esempio le terre martoriate dell'Abruzzo, ho visto che ci sono donne e uomini dell'Abruzzo, fategli un applauso perché lasciare le loro case per essere qua a Verona mi riempie il cuore, come saluto gli amici della Sardegna, della Sicilia, della Puglia. Uniamo la gente per bene per riprenderci questo paese che è il più bello del mondo. Unito nella diversità, unito nel nome delle autonomie, dei campanili e del federalismo contro il pensiero unico, la moneta unica,
il cibo unico, la nuova resistenza alla faccia di ministri indegni come il ministro dell'agricoltura Martina, che più che difendere gli agricoltori difende la sua poltrona. La resistenza oggi significa combattere a Bruxelles per difendere i nostri prodotti. Io voglio che i nostri figli mangino riso italiano, bevano olio italiano, latte italiano, il frutto della nostra terra e del nostro mare, non le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. Io ricordo che il 25 aprile, che qualcuno ha colorato di rosso, non è nato rosso, perché nel 43 degli uomini liberi si trovarono per firmare la carta di Chivasso, che parlava di una Repubblica federale autonoma che riconosceva le diverse comunità che popolano questo paese. È questa la scommessa. Come sono piccole e lontane le polemiche interne, le beghe di partito. La Lega forte e unita vince e non ha paura di nessuno, e io sono a vostra disposizione, se lo vorrete, per continuare a fare quello che ho fatto in questi 3 anni con questa squadra, né più né meno, se servo. Altrimenti mi faccio da parte, auguro buon lavoro a qualcun altro e farò il militante come voi fate i militanti da tanti anni. Quindi è questa la scommessa. Secondo me vinciamo. Secondo me vinciamo. Non bisogna avere paura. A proposito di alleanze, chi si vuole alleare con la Lega adesso e domani deve sottoscrivere chiaramente l'impegno a che l'Italia torni a controllare la sua moneta e i suoi confini. Perché un paese che non controlla la moneta e i confini non è un paese libero. E non ci sono vie di mezzo, non ci sono scorciatoie. Non vado più a portare la Lega in pellegrinaggio da qualcuno per chiedere qualche poltrona a Roma. A Roma ci andiamo per cambiare questo paese, altrimenti stiamo a casa. Non siamo uomini e donne di servizio di nessuno, per intenderci. E se va bene è così, se no è così lo stesso. Io non so se Marine Le Pen vincerà fra 15 giorni. Io so che la Francia è diversa dall'Italia per storia, per tradizione, per cultura, perché aveva le colonie, perché era un impero. Noi abbiamo 8.000 comuni, 8.000 profumi, 8.000 campanili, un sentimento diverso, il rispetto, l'unità nella diversità, come insegnava Gianfranco Miglio. Però io so che Marine Le Pen ha avuto l'orgoglio e il coraggio di dare a voce a un popolo che non aveva voce fino a settimana scorsa, di dare voce al popolo dei pescatori, degli artigiani, dei giovani, dei disoccupati, delle partite IVA. Chi c'è dall'altra parte? Un fighetto molto elegante, l'avete visto? Non entro nel merito delle storie personali. Probabilmente la Rai sta preparando una fiction sulla coppia Macron. Sai che figata innamorarsi minorenne della tua professoressa. Qualcuno in Italia è stato processato per questo. Però paese che vai, giustizia che trovi. Lunga vita e lunga felicità a questa coppia, dove lui è l'uomo nuovo, è l'uomo antisistema, è l'uomo del popolo. E infatti tutti gli uomini del popolo sono soci della banca Rothschild, sono sostenuti da Soros, dai banchieri, dalle multinazionali, dalla Merkel. Vince Macron, li avete sentiti i telegiornali italiani? Che tristezza i telegiornali italiani, che tristezza, lo dico da giornalista, che tristezza i telegiornali italiani. Per cui la Le Pen, anche se è arrivata al ballottaggio, comunque ha perso perché doveva prendere di più. E se arrivi primo, hai perso perché dovevi arrivare super primo. Insomma, ha vinto ma non ha stravinto.
ha vinto 3-0, ma poteva vincere 6-0. Io ho visto chi si somiglia si piglia, chi sta con Macron, a parte la borsa, l'euro che vola, l'imam della grande moschea di Parigi ha detto votate Macron. Ragazzi, 1 più 1 fa 2. La grande finanza, i poteri forti, il fanatismo islamico, e a me piacerebbe che chi oggi sfila nelle piazze ricordando il 25 aprile avesse ben chiaro in testa che il terrorismo islamico è il nazismo degli anni 2000 e va combattuto con ogni forza e con ogni mezzo necessario. Il fanatismo islamico è il nazismo. Sono peggio di Hitler questi qua. Ma c'è gente che a Roma lascia fuori dal corteo del 25 aprile la brigata ebraica e preferisce i fanatismi islamici. Io sto con la brigata ebraica tutta la vita, e abbiano vergogna coloro che preferiscono i novelli dittatori di Allah Akbar. Allah Akbar, Akatu Allah Akbar. Non so se sto eccedendo di populismo, però ho fatto la tessera della Lega nel lontano 1990 perché sognavo un paese libero, e nel 2017 ringrazio Dio di avermi passato quella passione, perché combatto ancora per un paese libero e penso che ci arriveremo a questa libertà. Stanno cercando di imbavagliarci in ogni maniera. Dov'è la Federica? Vieni qua. La storia insegna, e George Orwell scriveva, che i regimi, prima di controllare l'economia, tendono a controllare il pensiero. Prima di controllarti il portafoglio, ti vogliono bloccare i sentimenti. E quindi stanno cercando di cambiare anche il vocabolario della lingua italiana. E quindi il Tribunale di Milano mi ha e ci ha condannato perché abbiamo scritto clandestino in manifesto, e il Tribunale di Brescia ha condannato la nostra segretaria di Orzi Nuovi in provincia di Brescia, Federica Epis, guardatela, che donna pericolosa, che ragazza pericolosa. Perché in un post su Facebook ha condannato il business dell'immigrazione clandestina. Quanto costa condannare il business dell'immigrazione clandestina? 10.000 euro. 10.000 euro, cosa volete che sia? C'è qualche associazione, andate a curiosare su internet, c'è un'altra di queste belle associazioni che piacciono tanto alla Boldrini, finanziate da Soros e gentaglia simile, si chiama Carta di Roma, e si sta battendo perché i giornalisti non usino più il termine clandestino. Io sto cercando sul dizionario dei sinonimi, so, diversamente regolare, diversamente residente. Se pensano di imbavagliarci, non penso che Federica abbia paura a fare le sue battaglie, e non penso che nessuno di voi abbia paura di fare le battaglie che stiamo facendo. Quindi grazie Fede, e a nome tuo grazie a tutti i militanti della Lega. Non ci fanno paura, ci fanno pena. Alcuni giudici non mi fanno paura, mi fanno pena. È questo il paese che ho in testa, dove le culle possano tornare a essere piene, dove fare un figlio non sia una scommessa e un azzardo nel buio, e dove qualcuno abbia le idee chiare. Prima un giornalista mi ha chiesto, ma
Adesso anche i 5 Stelle si sono accorti che l'immigrazione clandestina è un business. Io però ricordo che predicano bene ma razzolano molto male, perché i Di Maio e i Di Battista hanno votato con Renzi per depenalizzare il reato di immigrazione clandestina. Troppo facile svegliarsi di comodo alla fine. L'affidabilità dei 5 Stelle dal mio punto di vista è zero, zero, zero. Essere onesti è un requisito fondamentale, ma un onesto incapace può essere molto pericoloso a fare il sindaco o a fare il presidente del Consiglio. E quindi io conto che su questo palco ci siano onesti e capaci, che non cambiano idea per convenienza sull'euro, sull'Europa, sulle banche, sulle tasse, sull'immigrazione. E questo il bello di questa giornata. Perché il 25 aprile? Per aggiungere, non togliere. La Lega non toglie, aggiunge. Un paese è libero se è sicuro. I nostri nonni sul Piave persero la vita perché non passasse lo straniero, e oggi la Marina Militare lo va a prendere a casa lo straniero e poi lo distribuisce per gli alberghi di mezza Italia. Non è normale. Proteggere, proteggere per tornare a sognare, a lavorare, a respirare. Noi viviamo di speranza, non di paura. La Lega è l'antidoto alla paura, è l'unico modo per tornare a guardare al futuro da donne e uomini liberi. La differenza nel 2017 non è fra fascisti e comunisti, perché per me tutti i regimi sono uguali e tutti i crimini sono uguali e tutti i morti innocenti sono morti innocenti. La differenza è fra uomini liberi e servi, servi della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale, dei figli di Troika che pensano di comandare sulle nostre teste e sui nostri figli. Donne e uomini liberi, da oggi in marcia, in marcia. Ci sono da conquistare 1000 comuni, ci sono da eleggere tanti sindaci della Lega. In bocca al lupo ai candidati che correranno con la bandiera della Lega l'11 giugno. Garanzia di sicurezza, di libertà, di onestà, di protezione della nostra gente. E poi prepariamo il nostro programma di governo nel nome appunto delle autonomie. Quello che non abbiamo fatto allora dovremo farlo la prossima volta. Via i prefetti che non servono a un accidente di niente e pieni poteri ai sindaci. I sindaci devono decidere quello che succede o non succede nel loro comune. Non vedo l'ora che la Lega sia messa alla prova del governo, però non da dama di compagnia di qualcun altro, ma da protagonista del cambiamento e della rivoluzione di questo paese. Questo è. Abbiamo pazienza e abbiamo coerenza. Il 2 giugno sarà la festa della Repubblica e io penso di chiedere non solo ai milioni di leghisti, ma ai milioni di italiani in quella giornata di ricorrenza, di festeggiamento, di cambiale, champagne, di bandiere, di sfilate, 5 minuti di silenzio, 5 minuti di pausa, perché oggi l'Italia non è un paese libero, ma è sotto occupazione straniera e c'è poco da festeggiare. C'è poco da festeggiare. Sia il sacrificio dei martiri della liberazione che la festa della Repubblica. Un paese che richiama 200.000 finti profughi e veri clandestini all'anno è un paese che sta decretando il suo suicidio. Un paese dove vanno fuori a cena la sera
governo e sindacati, decidendo a tavolino il futuro di Alitalia, bocciato dai lavoratori, non è un paese serio. Quante aziende ci saremmo già comprati con tutto il denaro pubblico che abbiamo investito in queste aziende? E io sono vicino ai lavoratori non assistiti e per bene che ci sono in qualunque azienda italiana, ci sono nella Fiat, ci sono in Alitalia e ci sono in quelle aziende che hanno preso denaro pubblico e non possono permettersi di licenziare in Italia per aprire all'estero e assumere all'estero. Hai preso denaro pubblico e stai qua a lavorare qua e a produrre qua. Questa è la differenza fra Renzi e i suoi amici leccapiedi di Bruxelles e donne e uomini liberi. Questo è il messaggio che da Verona oggi arriva in tutta Italia. Saluto e ringrazio le centinaia di migliaia di persone che stanno seguendo questa diretta via Facebook. Da segretario, da militante fra militanti, mi ricordo ogni giorno e vi ricordo ogni giorno che la vita non è Facebook, che la vita sono le piazze, sono i paesi, sono le parrocchie, sono le edicole, sono le fabbriche, sono le scuole e le università. Ovviamente la tecnologia serve ad aiutare, serve ad amplificare, ma che sia usata in maniera positiva, propositiva e costruttiva. Lasciamo che siano quelli del PD a scannarsi sulle loro primarie cinesi, e lo dico da milanista perché sono primarie farlocche che non porteranno nulla di buono in questo paese. Noi abbiamo un obiettivo ben chiaro in testa: mai confondere i mezzi con i fini. I mezzi possono chiamarsi referendum per l'autonomia e permettetemi di dirmi orgoglioso e fortunato di essere il segretario della Lega che dopo 30 anni vedrà i referendum in Veneto e in Lombardia finalmente ufficiali, chiari, definitivi, liberi. Ma permettetemi altresì di dire che la stessa autonomia, se richiesta, dovrà essere possibile anche per tutti gli altri popoli che vivono in Italia. E non penso alla finta autonomia siciliana, alla crocetta che si va a spendere i soldi degli altri per dar lavoro a migliaia di falsi forestali. Penso al fatto che in Italia dovrebbe finalmente essere legge un principio, che è quello del concorso su base regionale, perché sono stufo di deportare insegnanti, poliziotti, postini, pompieri in giro per l'Italia. È giusto che chi si è laureato in Puglia possa rimanere in Puglia vicino alla sua famiglia a fare il suo lavoro, e chi si è laureato a Vicenza possa rimanere a Vicenza vicino alla sua famiglia a fare il suo lavoro. Stiamo dicendo cose strane, non penso. Però nel momento dell'inganno universale, diceva Orwell, rileggetelo. Vi invito a rileggere 1984. Sembra scritto ieri. Il ministero della verità e della propaganda. Me la vedo, la Boldrini, a gestire il ministero della verità e della propaganda. Il ministero della pace che dichiara la guerra. L'aveva vista lunga, aveva ipotizzato il fatto che sarebbe stata fondata una psicopolizia per indagare e condannare gli psicoreati ancor prima che fossero commessi. Mi autodenuncio e vi autodenuncio al cospetto del Ministero della Propaganda di Bruxelles. Qua c'è gente libera che vuole tornare a controllare casa sua. Punto. Sono sudato come una bestia, sono le 14:06,
Posso chiedere, fatevi voi un applauso perché qualcuno di voi ha viaggiato di notte per essere qua. Alzatevi in piedi, alzatevi in piedi e fate vedere che grande famiglia è la Lega. Questa gente cambierà l'Italia e cambierà l'Europa. Voi cambierete l'Italia e cambierete l'Europa, non altri. Voi, non i servi del regime, voi siete il cambiamento di questo paese. Grazie, grazie e grazie ancora. Viva la Lega, viva la libertà!